Cari fratelli e sorelle, credo che tutti abbiate riconosciuto il testo di Vangelo appena proclamato e il medesimo testo che abbiamo ascoltato domenica scorsa, due giorni fa, la quinta domenica di Pasqua. Ed è l'immagine bella e originale in cui Gesù dice di se stesso di essere la vite e la vite vera, quella vera. Ecco, se leggiamo il testo con attenzione e ci fermiamo frase dopo frase, parola dopo parola, ci accorgiamo proprio di questo, che per ben due volte il Signore definisce se stesso la vite e la prima volta aggiunge anche quella vera. Io provengo per nascita da una zona vitivinicola di qualità, come dicono, e so questo, non so se da altre parti, ma almeno dalle mie parti, che ci sono diverse qualità di vino e quindi di uve e di viti, ma il ceppo da cui si parte e su cui viene innestato la diversa tipologia e qualità è sempre lo stesso. Se non fosse quel ceppo originario, non si avrebbe frutto e non si avrebbe qualità. Mancherebbe qualche cosa, ci sarebbe tutta l'esteriorità della vite, ma sarebbe acerba e selvatica. Allora su quel ceppo si innesta la qualità. Ecco Gesù, la vera vite, che va distinta da tante altre che possono apparirgli simili e che ci possono tante volte ingannare. L'altra parola che viene ripetuta con insistenza nei versetti che abbiamo ascoltato ben sette volte, se avessimo letto il completo testo 10, è il verbo rimanere. In greco mi pare sia menei, non c'è padre Luciano se mi corregge, che ha letto il Vangelo. Ecco, questo rimanere, e Gesù ripete con insistenza: se rimanete in me, meinete o meinate en e moi, in me, allora porterete un frutto buono e grande, un frutto abbondante. Chiaro, perché nessun tralcio, se è staccato dalla vite, porta frutto, come è staccato da qualsiasi altro tronco di albero. C'è bisogno di questo legame che permette il passaggio della linfa e della vita perché si abbia frutto. E infine c'è ancora una terza osservazione che Gesù ripete, ed è quella di dire che si rimane in Lui nella misura in cui in noi rimane, passa la sua parola, le sue parole. Ecco, questo è il segreto della vita cristiana, della vita in Cristo e della funzione positiva della vita cristiana. Ed è il segreto di ogni istituzione. Questa sera vogliamo ricordare e guardare con questa immagine della vite vera che è Gesù, dell'innesto come tralcio di qualità e linfa di vita dell'opera e del carisma di San Pio da Pietrelcina, il nostro padre e fondatore. Io lo definirei il vero artefice e architetto di San Giovanni Rotondo e molto di più.
l'essere legati a questo suo carisma, a questa sua linfa, permette, ha permesso per 65 anni fino ad oggi lo sviluppo di Casa Sollievo e a livello mondiale il crescere e il dipanarsi dei cosiddetti gruppi di preghiera che lui definisce focolai di fede e vivai di carità e che hanno in Casa Sollievo della Sofferenza la loro casa madre, o meglio, come dice lui stesso, il cenacolo da dove provengono e trovano linfa. Ecco, preghiamo e ringraziamo questa sera perché questo tralcio buono innestato sulla vite vera che è Cristo Signore, crocifisso e risorto, per opera del carisma di San Pio, nostro conterraneo, di qui continui a rimanere innestato con forza e a permettere il passaggio continuo di questa linfa che è preghiera, che è carità, che è attenzione al bisognoso, in modo particolare ai malati. Nel inaugurare Casa Sollievo, Padre Pio utilizzò un'immagine che mi colpisce molto, invitando chi era presente, e mi sembra che fossero più di 15.000 persone, altro che assiepamento oggi. Magari con la TV saranno di più, ma 15.000 persone in presenza lì, e invitando a guardare, ecco, l'edificio che si era benedetto e che si apriva a diventare clinica, ha parlato di un seme, gettato dalla provvidenza con l'aiuto di tanti e che aveva bisogno di trovare quel sole e quel terreno che lo avrebbe fatto crescere. Ha ripetuto la medesima immagine nel discorso dell'anno successivo al primo anno di vita di Casa Sollievo della Sofferenza, affermando che quel seme stava germogliando e stava trovando il calore adatto. E un'altra osservazione che è fin dall'inizio e che lo ripete continuamente è che quel seme, quella casa, crescendo è destinata a diventare addirittura una città. La chiama città ospedaliera, tecnicamente adeguata alle più ardite esigenze cliniche. Padre Pio credo non avesse assolutamente paura del futuro e della secolarizzazione già in atto, se parlava e affermava in questo modo. E questa affermazione la ripete anche nel secondo discorso, la riprende nel terzo, aggiungendo addirittura l'immagine di un centro internazionale di ricerca, di tecnica intercontinentale che dovrà coadiuvare i sanitari a perfezionare la loro cultura professionale e la loro formazione cristiana. È così? Io credo di sì. Il significato è il permanere da 65 anni e quello che rimane di futuro di Casa Sollievo ha esattamente questo senso. Certo, di espressione professionale di carità sanitaria e medica, ma anche di uno stile particolare di sanità che sia veramente cristiana, che permetta di riconoscere nel malato il Cristo crocifisso,
e bisognoso di soccorso, e in coloro che lo aiutano dei samaritani continui dell'umanità, come è stato in effetti Pio da Pietralcina. Chiama questa casa prima luogo di preghiera e di scienza, e poi successivamente modifica il termine luogo in termine di tempio, e sappiamo quanto sia forte l'immagine del tempio. Ecco, ringraziamo e chiediamo al Signore che Casa Sollievo mantenga esattamente questa funzione e questo sogno che Padre Pio 65 anni fa ha riconosciuto come seme capace di svilupparsi da casa in città, da punto relativo ad un territorio particolare che è qui San Giovanni Rotondo e il Gargano, ma che deve in qualche modo illuminare il mondo intero, se parla di centro intercontinentale. Chiediamo al Signore che ci aiuti ad essere fedeli a tutto questo, perché qui, grazie allo Spirito Santo che ha lavorato attraverso Padre Pio, ci è stato consegnato un dono grande ed immenso che non è solo nostro, anche se è soprattutto a nostro servizio e a servizio di questo territorio, ma deve essere una luce e una fiaccola che illumini il mondo intero e il servizio di carità sanitaria. Samaritani della sanità. Vorrei concludere facendo riferimento al testo di Vangelo ancora, da cui siamo partiti, da questa vite vera che è il Signore, a cui siamo chiamati a rimanerci legati e a cui vogliamo che resti profondamente legata Casa Sollievo e i gruppi di preghiera. Gesù concludeva con un'affermazione che ci può sembrare sconvolgente. Dice così: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete. Chiedete quello che volete e vi sarà dato. È un'affermazione fortissima. E poi aggiunge: in questo è glorificato il Padre mio, che nella parabola definisce il vignaiolo, l'agricoltore, Georgos. In questo è glorificato il Padre mio. In che cosa? Che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Mi sembra che qui ci siano tre indicazioni per Casa Sollievo, per i gruppi di preghiera, per chi vuole ispirare anche semplicemente come amico devoto la sua vita al santo di Pietrelcina, che dall'alto di questo monte illumina. La prima condizione, la prima indicazione è diventare esperti di preghiera. Chiedete quello che volete, vi sarà dato. Fondamentalmente significa questo: essere persone che fanno della preghiera una missione, che sentono la preghiera come missione non solo personale, ma di gruppo e di comunità. Perché se è così, se la preghiera passa dall'io al noi, allora sì,
che possiamo chiedere quello che vogliamo e sarà dato, perché saremo nelle condizioni di compiere la volontà di Dio. E la volontà di Dio vuole in noi il bene comune, non l'interesse privato ed individuale. Quel glorificare il Padre nel mio nome, letto dalla posizione di casa sollievo e dai focolai di fede e di amore che dovrebbero essere i gruppi di preghiera, può essere anche considerato come il diventare dei professionisti della guarigione. Chiaramente il riferimento è alla sanità, alla salute fisica e psicofisica, alla salute a cui le cliniche e un ospedale come Casa Sollievo dedicano la loro professione in primis, ma anche ad una guarigione più ampia, alla guarigione che solo l'amore vero può portare. Ecco perché Padre Pio vedeva in Casa Sollievo e nei gruppi di preghiera dei centri particolari di amore e le chiamava riserve di amore, come delle dighe che contengono l'acqua, che dissetano e fanno superare ogni aridità e ogni momento di siccità. E quanta siccità di amore c'è nel mondo, quanto bisogno di guarire il mondo con amore ne abbiamo. E infine diventare miei discepoli. Diventare miei discepoli è diventare capaci di una fede senza condizioni, una fede senza mettere noi delle condizioni. Credo se. No, credo senza se e senza ma, perché credere, come è stato per Padre Pio, significa ascoltare e affidarsi completamente al Signore. Sia questo tanto il grazie che l'attesa e la prospettiva che poniamo per noi, devoti e amici di Padre Pio, per i gruppi di preghiera sparsi ovunque nel mondo, per Casa Sollievo, simbolo di una particolare carità, e per i tanti luoghi dove si serve e si aiuta il malato e le persone in difficoltà a ritrovare non solo salute, ma la guarigione nell'amore. Amen.